L'isola di Cefalonia è oggi ritenuta una delle perle dello Ionio, dove il verde della natura selvaggia si specchia nel blu intenso di un mare scintillante. Qui le rocce dell'interno si fondono a cespugli di mirto e le foreste di abete nero rivestono le pendici del maestoso Monte Enos. Eppure, un luogo di tale bellezza, nel settembre 1943 è stato teatro di feroci combattimenti fra le truppe italiane, rappresentate dalla divisione Acqui, e quelle tedesche della Wehrmacht, che proprio qui si macchiarono di tremende atrocità. A 75 anni da quelle drammatiche vicende, De Historia ha organizzato un convegno innovativo a Cefalonia, la cui valenza è testimoniata dai patrocini istituzionali ottenuti. L'evento si snoderà da Argostoli ai luoghi simbolo della vicenda, con l'obiettivo di mettere i partecipanti al diretto cospetto della storia. Verranno forniti loro gli elementi per comprendere la vicenda della divisione Acqui, lo stato d'animo dei nostri militari, la contestualizzazione degli avvenimenti riferiti allo scenario strategico dei Balcani, i rapporti fra i nostri soldati e la popolazione greca. I corsisti vivranno così una full immersion inimmaginabile. Toccando varie location, fra pietre e ulivi testimoni allora della vicenda, verranno descritti con la massima attinenza storica gli attacchi italiani, la manovra tedesca, i movimenti delle truppe, fino ad arrivare alla resa ed agli eccidi. Non si può oggi visitare l'isola di Cefalonia senza conoscere questa parte della sua storia che, come italiani, ci tocca così intimamente. Il convegno, per ovvi motivi logistici, è a numero chiuso. Vi raccomandiamo di contattare pertanto i recapiti indicati con la massima celerità per avere l'opportunità di vivere questa profonda esperienza.